La cappella fu edificata nel 1936 su una preesistente cappella rupestre di piccole dimensioni. All'interno è presente un semplice altare sovrastato da una moderna immagine della Madonna col Bambino. La cosa più suggestiva di tutta la cappella è una teca contenente una statua in cartapesta della Vergine con un turco incatenato ai suoi piedi. I cannolesi vengono anche soprannominati turchi per via di un episodio di fede molto importante. Si racconta che durante l'assedio di Otranto i cittadini chiesero l'intercessione della Madonna, che intervenne aspettando alle porte del paese l'arrivo dei saraceni. Questi ultimi, arrivando, furono subito fermati e impauriti dalla presenza della donna e ripiegarono così verso il mare. Il loro comandante, riconosciuta la Sacra Vergine, si convertì così al cristianesimo. Da quel momento la Madonna di Costantinopoli è anche conosciuta come la Madonna del Turco.